Filomena! E allora il caffè viene? Subito, signora. Siete proprio un pazzo, un vero pazzo. Come scherzo non c'è male, però. Un po' forte. Non avete paura? Io no. E se vi scoprono? E chi? Tu non mi farai mica lo scherzo di parlare, eh? Se riesci ti faccio uno di quei regali, vedrai. Ma perché ce l'avete con quel povero curato? Tu non puoi capire, cara. Mi sta rubando il paese. Come? Sì, sta diventando sempre più importante. Insomma, mi scoccia, ecco. Prima quando io dicevo A, tutti ripetevano A. Capisco. E adesso? È lui che dice A. Già. Che volete? È la tonaca. Fatevi prete! Se è per confessarvi, subito! Giù le zampe e vi fate il solletico! Oh, ti sei decisa finalmente! Ecco! Molto forte, come vi piace! E alle ragazze gliel'hai detto? Scendono? Sì, ma... Ma... Che? Di nuovo? Oh, quella là! Parliamo sul serio. Non avete altro mezzo per liberarvi del vostro curato? No, proprio no. Ma occorre uno scandalo. Voglio far crollare la chiesa dalle risate. E se nessuno ride? E che me ne importa? Purché il curato se ne vada. Sì, ma io non so se... Che cosa? Non so se vi troverò la ragazza. Non è mica facile. Oh, certo, bisogna che abbia il fisico adatto, vero? Oh, anche questo. E poi potrebbe rifiutare. Io le conosco. Per la religione? Per la Santa Vergine, caro mio. Vi parlo seriamente. Sì, ma... Il denaro è sempre qualcosa. Oh, col denaro può trovarsi un marito. E così tutto finirà onestamente, no? Maddalena! Ah, Maddalena, la signora ti vuole! Sarà chiusa a chiave come al solito. No, guarda. Ma che c'hai, sei malata? Oh, che morte! Quella sei impazzita! Impazzita, è ubriaca! Fa la gran signora, capisci? Sta a letto, ma i nervi, ma quante arie, stupida. Avanti. Aspettatemi di là. Bene, signora. È meglio che gli parli io. Ben alzata, principessa. Passati nel vento.